Benvenuti a Impariamo Arduino Live. Buonasera, benvenuti. Un secondo che devo silenziare qua al silenziabile. Valerio l'abbiamo già beccato col telefono in mano. Sempre. Grande. Comunque dicevo in chat prima che sostanzialmente noi siamo arrivati alla 39esima lezione di Impariamo Arduino Live. 39, wow. Yes. Questa è la puntata 39. E io non ho messo mi piace a nessuna. Ma che è una citazione quella? È una citazione. Vedrete domani. Ci sta una roba che arriva. E domani sera c'è il video. C'è un nuovo video. Quindi. Bene. Saluto qualcuno in chat mentre che Valerio si organizza con le notifiche. Sì. Ciao Vincenzo. Ben... Sì, vabbè. Io sto ho capito. Vincenzo Vignolini. Ciao Fabrizio Bene. Vignolini. Pedex 7. Luca Cerato, Stefano Poggi e c'è pure Stefano Tangocci e poi chi arriverà e chi saluterà in chat noi li salutiamo, mettetelo voi. Allora, ragazzi, abbiamo anche il sottofondo di grilli, non so se notate. Ragazzi, si è infilato un grillo qui dentro il mio laboratorio e ogni tanto canta, quindi il grillo parlante. Io sono Pinocchio, piacere, buonasera. Allora, parliamo stasera di malloc, realloc, calloc e free, che sono delle funzioni che ci permettono di manipolare un pochino le allocazioni di memoria fatte con i puntatori. Ciao Michele, Michele Stefani, buonasera, grazie per essere qui. E, non fare così, è uno nuovo, li metti in soggezione sti poveri ragazzi. Ho detto è uno nuovo, che ho detto di male? Ma che non avevo mai sentito. Scherzando Valerio, sto scherzando. Non ci credi che io stia scherzando? No, allora, perché sai che ti vengo a prendere a casa. Ok, va bene, scusami. Ciao Vincenzo Delli Paoli, buonasera. Allora, mettiamo questo così. Allora. Facciamo la condivisione dello schermo. Biagio, aspettate un attimino. Biagio Paribello, grazie. Buonasera anche a te. Allora, ok. Siamo quasi pronti. Andiamo a vedere un pochino. Intanto vi dico cosa andiamo a vedere. Quindi andiamo a vedere le quattro funzioni che ho detto prima: malloc, realloc, calloc e free. E abbiamo visto malloc con i puntatori. Malloc che permette di fare praticamente di andare a creare un puntatore che a sua volta è un cast di un puntatore che viene sostanzialmente viene rilasciato e questo puntatore punta a una porzione di memoria che decidiamo noi, ovviamente, qual è la dimensione di questa porzione di memoria.
Il bello è che lo possiamo utilizzare per creare degli array, sostanzialmente. E la cosa figa... Se poi ingrandisci un altro scuttle alla dimensione... Sì. Ok. Come va adesso? Okay. Bene, bene. E quindi ci permette di creare degli array, e la cosa figa è che ci permette di creare degli array di oggetti che sostanzialmente normalmente non possono essere degli array, come le strutture. Se vi interessa capire un pochino questo meccanismo, lo potete vedere nelle lezioni precedenti dedicate ai puntatori. Stasera usiamo un classico int, intanto per capire un attimino come funziona. Di solito per utilizzare malloc possiamo creare il nostro puntatore come abbiamo visto prima, quindi pointer, ok, che è un puntatore int, ovviamente notate ragazzi, poi si fa un cast di int, quindi si fa, come dicevo prima, si fa un cast del puntatore di int praticamente, in questo modo. Poi si usa malloc e all'interno delle parentesi tonde di malloc si ci mette il numero di byte che desideriamo e è il numero di byte della dimensione poi finale della locazione di memoria che avrà questo puntatore qui. Quindi, che ne so, mettiamo 1000 e abbiamo un kilobyte a disposizione per questo puntatore qua. E quindi noi questo puntatore lo possiamo utilizzare come se fosse un array. Infatti possiamo utilizzare questo meccanismo, pointer 0 uguale 30, pointer 1 uguale 60, pointer 2 uguale, non lo so, 80. Ok. Anzi, facciamo così, 3 e 9, okay. Così almeno facciamo vedere pure che sappiamo la tabellina del 3. Allora praticamente in questo modo noi abbiamo utilizzato il pointer che viene allocato in questa memoria, da un kilobyte, in questa porzione di memoria da un kilobyte, e possiamo estrarre anche i valori. Quindi facciamo un for, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, utilizziamo un for per tirare fuori questi valori. In questo caso sono 3 valori, facciamo solo da 0 a 1, quindi minore uguale di da 0 a 2, minore uguale di 2, e poi incrementiamo, e quindi praticamente utilizziamo questo indice qua, int, per estrarre quello che c'è all'interno dei pointer. Quindi facciamo semplicemente così, serial println pointer i, come si fa con tutti gli array, l'abbiamo visto già nella puntata dedicata agli array. Creiamo la seriale su 9600 e blocchiamo il codice affinché non apriamo il modulo seriale. Quindi commentiamo un po', apriamo la seriale, attendiamo che si apra il monitor seriale. Piano, con calma. Creiamo il puntatore con malloc di un kilobyte. Sì, sta il grillo, bello. Allora, raga, io non so perché, ma nei nostri video o sentite cani, o sentite gatti, o sentite grilli, cioè c'è sempre qualche animale. Noi siamo per gli animali. Esatto. Io credevo che stessi dicendo noi siamo animali, però in realtà però era brutto detta così.
Esatto, perché saresti scorretto nei confronti degli animali. sarebbe un insulto agli animali. Allora, inserisco i dati in pointer nelle prime tre posizioni. Ok. Tra l'altro, una cosa che non ho detto, che voi quando fate questa roba qua, praticamente il puntatore viene creato con l'indirizzo della prima posizione della memoria che avete allocato. Poi successivamente incrementa, ok? Quindi praticamente voi in questo modo state prendendo, che ne so, ha trovato un posto libero nella memoria IP, perché questa è tutta roba che funziona sull'IP, praticamente alloca quella posizione lì e il puntatore si prende l'indirizzo della prima posizione, poi successivamente tutte le altre posizioni le incrementa fino a un kilobyte, perché noi gliel'abbiamo detto. E poi estraggo i dati che sono all'interno. Estraggo i dati di pointer, ok? Quindi in questo modo noi stiamo lavorando esclusivamente sulla nostra RAM, facendo questo lavoro qua. Poi vediamo pure come deallocare. Una volta che abbiamo fatto le operazioni che ci servono, possiamo anche deallocare. Quindi, scheda selezionata, tutto ok. Apriamo il monitor seriale di nuovo, però non adesso ma dopo, quindi facciamo fra poco. Malloc e compagnia bella, ok, come commentiamo codice, no? sì, esattamente, è proprio professional al 100%. Beh, se tu allora, vedi quello che faccio io di solito, i nomi degli sketch miei sono tutti uguali, test 1, 2, 3, 4, 5, dopo quando devo ritrovare... Esatto, e così devono essere i test. Sì, infatti faccio prima il scrivere il codice. Così deve essere, così. Allora ragazzi, mo se apro il monitor seriale, perché il nostro codice sta attendendo che noi apriamo il monitor seriale, e come vedete praticamente 30, 60 e 90... E il grillo che canta fa pure lì. cioè, è fighissima sta cosa. Allora, non so dove si è intrappolato, però canta. E quindi praticamente noi abbiamo creato un array a tutti gli effetti. Ciao Elio, buonasera. Come dicevo prima, una volta che noi abbiamo utilizzato, adesso un kilobyte è tanto per quello che ci serviva per fare questo esempio. Però mettiamo il caso che in realtà il nostro buffer ci vuole un kilobyte, quindi comunque sia lasciamolo un kilobyte. Però a un certo punto abbiamo utilizzato tutto e dobbiamo cancellare, praticamente deallocare, rendere disponibile per una nuova allocazione questa porzione di memoria che abbiamo allocato con questo pointer. Cioè, possiamo semplicemente fare free pointer, ok? Quindi praticamente con questa funzione qua, questa semplicissima funzione qua, andiamo a liberare il kilobyte occupato precedentemente con malloc e lo rendiamo disponibile per una nuova allocazione. Come facciamo a fare una nuova allocazione sempre su questa porzione, però? Cioè, nel senso, tenendo in considerazione sempre questa configurazione e questa dimensione di memoria, possiamo utilizzare il reallock. Con reallock sostanzialmente possiamo utilizzare un nuovo puntatore, pointer 1, chiamiamolo, che è il cast, sì vabbè, sempre int, però stavo scrivendo cast al posto di int, è sempre il cast di un puntatore, però in questo caso facciamo reallock e gli diciamo: guarda,
la posizione della memoria e pointer. Ok, quindi si prende questa configurazione qua. Ok? E poi gli possiamo dire, guarda, ridimensionala. Quindi invece di, che ne so, invece di avere adesso un kilobyte, mettici 100 byte. Ok? Quindi praticamente con reallock abbiamo la possibilità appunto di riallocare una nuova memoria utilizzando pointer, e andremo a vedere perché utilizziamo pointer, però utilizzando un buttatore secondario. Allora, poi la cosa bella è che se io scrivo pointer 1 uguale pointer 1, facciamo la stessa cosa di prima, 0 uguale 1, ok? Pointer 2, sempre 1 però, 1 uguale 2, pointer 1, 2 uguale 3, ok. Poi andiamo a sostanzialmente a rifare la stessa cosa con un for, quindi for int i uguale 0, facciamo che i deve essere minore o uguale di 2, perché qua abbiamo 0, 1, 2, quindi sì, esatto, minore di 2, e poi facciamo int, no, scusami, i più più, ok, e ristampiamo, cosa stampiamo qua, Valerio? Ah, boh, pointer 1. No, pointer, no, stampiamo di nuovo pointer, ok? Perché noi abbiamo riallocato quella porzione utilizzando quel puntatore là. Sostanzialmente è una copia del puntatore. Ok. Esatto, esatto. Sì, sì, proprio. Noi abbiamo ripreso l'allocazione di memoria di pointer, quindi sostanzialmente stiamo scrivendo in pointer, ma stiamo scrivendo anche in pointer 1 volendo, però stiamo scrivendo in pointer. Noi abbiamo pointer, mm-hmm. quindi utilizziamo pointer. Ok? Se andiamo a ricaricare, ci accorgeremo di una cosa. Che fa errore? Che, a parte quello che è normale, cioè che sblocca Linux e tutto il resto... Vedete, ragazzi, che noi abbiamo stampato pointer, però in realtà è come se avessimo preso pointer 1, perché in realtà la riallocazione l'ha fatta sempre su pointer. Poi possiamo utilizzare pure il pointer 1, cioè nel senso dovrebbe funzionare lo stesso. Cioè, per farvi capire però che abbiamo ripreso quel puntatore e l'abbiamo recuperato e l'abbiamo rottamato. No, nel senso, non l'abbiamo rottamato, l'abbiamo proprio riciclato. Smontato e riassemblato. Cioè, anche se pointer 1 o pointer 1, il risultato non cambia. Perché in realtà stiamo lavorando su pointer 1, ma stiamo manipolando anche pointer, ok? Vabbè. L'ultima... Dimmi. Una domanda, ma così non occupa il doppio della memoria? Perché così gli effetti non sta non hai creato pure appunto pointer 1. Vabbè, affinché non lo, cioè tu riempi sempre pointer. Non riempi pointer 1. Però il discorso è che tu non è un discorso di accumulare memoria, questi sono indirizzi. Noi stiamo manipolando sugli indirizzi. Quindi gli hai assegnato lo stesso indirizzo e sei andato a manipolare pointer, che comunque in ogni caso è un solo puntatore, cioè qui che te occupa 4 byte, quello che occupa poi sarà pointer in realtà, che pointer praticamente va sì, esatto, che pointer 1 va a riferimento di pointer, ok? Quindi sostanzialmente tu lavori sempre su pointer. Quindi qua ci avrai sempre ed esclusivamente 4, 8, 16, giusto? Mm-hmm. No. Ok, quindi praticamente 16 byte. Ok. Tu comunque hai occupato 16 byte più 4 del pointer 1. Ok.
quello è l'intento sostanzialmente. E poi l'ultima funzione, che in realtà è utile in caso, in alcuni casi, praticamente è quello di creare un puntatore di che ha già praticamente assegnato un valore zero a tutte le posizioni a tutta la posizione delle memorie, o meglio a tutte le posizioni della memoria occupata. Quindi, che ne so, vi faccio vedere, avete un pointer 2 sempre con lo stesso modo int, il cast di int del puntatore di int, e utilizzate calloc. Ok, calloc praticamente va inizializzato in questo modo: gli dite quanti elementi deve contenere, quindi in questo caso 10, mettiamo il caso, e poi gli dovete dire che tipo, o meglio che dimensione, ogni posizione deve avere. In questo caso, se noi abbiamo ovviamente un puntatore di int, ci basta fare size of di int, o se siamo più, diciamo, più temerari, possiamo mettere 4, che è la dimensione dei byte. Ciao Guido Spoto, buonasera. Quindi possiamo utilizzare 4 byte, che sono i byte che occupa l'int, ok? O altrimenti possiamo utilizzare questo automatismo che è sizeof, che l'abbiamo già visto, sizeof int, e sostanzialmente sarà 4, perché ovviamente se lo prende con 4. La cosa interessante è che, allora, la cosa importante è che sappiate che se noi utilizziamo un puntatore int, il cast deve essere int e ovviamente la dimensione deve essere int. Se utilizziamo un unsigned long, dobbiamo cambiare tutti i tipi all'interno della riga. Ma in questo caso noi abbiamo fatto un array di 10 dimensioni, un array int di 10 dimensioni, che all'interno gli abbiamo detto che ogni posizione occupa 4 byte. Che fa questa funzione? Ci crea un array con tutti i valori a 0. Allora, è più controllata questa cosa qua, perché praticamente in quest'altro caso molto probabilmente all'inizio il puntatore è nullo, ok? Quindi, o meglio, molto probabilmente, in realtà può capitare che il puntatore diventi nullo, ok? Che poi adesso vediamo pure come vedere se un puntatore è nullo. Mentre in questo caso noi sappiamo per definitivo, cioè praticamente sappiamo in anticipo come è questo array, ok? C'è una domanda di Elio. Mm-hmm. A proposito di size of, di solito si alloga e realloga la memoria dell'array facendo size of int e n, dove n è il numero di elementi. Ah, ok, sì, va bene pure così, nel senso che sì, io personalmente lo faccio senza il per 10, però comunque in ogni caso sì, ha senso, anche se no, avevo letto sulla documentazione che in realtà calloc è la dimensione di ogni singolo di ogni singola posizione, però potrei sbagliarmi, cioè comunque sì, l'avevo visto pure io che si fa in questo modo. Però per vedere effettivamente adesso che cosa ha prodotto questa riga qua, se noi facciamo un for, il solito nostro for i uguale 0, i maggiore uguale di 9, ricordatevi, perché adesso il nostro array è di 10 posizioni, o meglio, lo possiamo fare più piccolo ma non più grosso, e adesso andiamo a vedere perché, se facendolo più grosso, che cosa succede. I più, ok. Ok, e facciamo serial println
poi Inter 2, qui. Così stampiamo, come abbiamo fatto già precedentemente, stampiamo ogni ciclo di, a ogni step il ciclo incrementa i, e quindi ovviamente stampiamo ad ogni step la posizione successiva di pointer 2. Quindi andiamo a caricare un codice e ci accorgiamo di una cosa, aprendo il manifesto seriale, che abbiamo tutti 0. Vedete? Abbiamo preparato già l'array in modo tale che questi siano tutti 0 e lo facciamo con Calloc, che è comodo per vari aspetti. Diciamo che così è prevedibile quello che fa il codice rispetto a quello che potrebbe fare questo qua, ok? O meglio, questo qua, ma anche questo qua, perché sostanzialmente questo si comporta come se fosse un malloc a tutti gli effetti, quindi comunque potrebbe avere lo stesso diciamo la possibilità di uscire nullo, no? Ma come facciamo a controllare se un puntatore con malloc o con realloc è nullo, o comunque pure con calloc? Praticamente ci basta fare questo lavoro qua. Facciamo un if e gli diciamo che e controlliamo se pointer è uguale a null. Ok? Se è uguale a null, allora ha creato un'allocazione nulla. Ok? Altrimenti fai un'altra roba. Quindi facciamo una cosa così. Serial punto println. Allocazione nulla. Voglio scrivo allocazione, ok, però non ha senso. Vabbè, allocazione, okay. Ok. Possiamo già controllare se il nostro pointer all'uscita di malloc è nullo o meno. Facciamolo, proviamolo. La stessa cosa la potete fare pure sulle altre funzioni, raga, eh? Cioè, nel senso, potete controllare se è nullo o meno. Ok. Apriamo il modello seriale. Allocazione, ok. Quindi lui ha fatto l'allocazione, è corretto. Stessa cosa la potete fare pure qua. Cioè, potete andare su pointer 1. Abbiamo pointer 1. Ok. Possiamo pure controllare un'altra roba qua, eh? Adesso, faccio vedere che dovrebbe fare null, non credo, mi pare sì, però ok. Pointer 1 e pointer 2 pure. Pointer 2, magari sai che facciamo, raga? Che qua e vabbè, pointer, che almeno capiamo quello che sta facendo, pointer dopo free, pointer dopo free, pointer 1, pointer 1, e questo è pointer 2. Comunque, ragazzi, malloc, comunque tutte queste funzioni qua le trovate nelle librerie, ci sono, dipende da come viene gestita, comunque sia, dipende ovviamente che fa pure la libreria, se non serve lavorare sulla RAM è logico. Allora, no, in realtà da sempre ok, quindi è giusto. In realtà una volta che ha... sì, perché scusate ragazzi, free in realtà non... Free toglie l'allocazione, però non distrugge il pointer. Ok, quindi praticamente dovremmo fare una roba del genere. Se noi facciamo delete pointer, in questo caso
potrebbe uscire nullo, o per logica dovrebbe essere nullo. Poi ovviamente, ragazzi, Pointer 1 se lo riprende, quindi comunque, pure se facciamo un delete, no, in realtà blocca la scheda, quindi ok, niente, va in errore. Ok, c'è il LED lampeggiante della morte. Sì, libera solo, esatto. Free libera solo lo spazio di memoria dal Pointer 4, sì, esatto, esatto. Quindi in questo caso no, in realtà non diventa nullo, ma resta comunque sia accessibile, tra l'altro. Elio, correggimi se sbaglio, perché se io dopo Free cerco di accedere ai dati di Pointer, comunque questo puntatore resta con i dati salvati, credo proprio di sì. E allora, comunque in questo modo voi comunque andate a vedere se la locazione è stata fatta bene o meno. Questa non ha senso, raga, eh? Sta parte dopo Free la possiamo pure togliere, che non ha senso. Non serve. È giusto che la togliamo, tanto alla fine non serve a niente tenerla là. Infatti Elio confermava quello che dicevo io, che sostanzialmente anche se fai Free, poi ovviamente Pointer, comunque i dati su Pointer restano accessibili. Ok, dicevo prima che perché ho detto usiamo meno o uguali alla posizione, sostanzialmente alle posizioni, ai numero di elementi dell'array che abbiamo creato, perché sostanzialmente se noi facessimo minore o uguale di 10, lui si va a prendere una porzione di memoria dove non è stata inizializzata, non ci sono dati, non è riconosciuta in quell'array, e quello che esce perché 0? Aspetta, mm-hmm. Ragazzi, forse che è successo? Ah sì, hai esatto, perso solo il fondatore della memoria. Sì, ha perso solo il fondatore della memoria, esatto. Potrebbe però creare dei casini. Potrebbe creare dei casini. Vediamo 11, perché non mi accerta sta cosa. No, da sempre 0 però. Aspetta però, non la sta stampando? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. La sta stampando questa. Forse è al... Ah, ferma. Forse è per 10 il problema. Aspetta un attimo, Elio, tolgo un attimo per 10, perché avevo visto sta cosa. Vorrei essere certo. Se io adesso metto 11, dovrebbe darmi dei numeri a cavolo. Esatto. Ah, ecco, non sono scemo allora. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E quindi sono 11 in realtà. 0, 1... Esatto, l'undicesimo lo dà strano. Lo dà strano perché, come dicevo prima, non sì, è... Non è libero e sta prendendo valori che stanno sì, in memoria. Sì, sta random. Prendendo... Sì. No, fa proprio un errore, però qua è 0. Vabbè, comunque penso che questo 0 qua sia proprio random. Con unlock e reallock. Ah, ma aspetta, infatti c'avevo un dubbio, ok. Ah, sì, ok, scusami, allora ci sta. No, è giusto quello che dici. No, perché dicevo... Io ho detto che lo sanno più quelli che stanno in chat, non noi. Ma questo è normale, è giusto che sia così. Però, Kallok, mi sembrava strano che io gli avessi dato un valore più... Cioè, che poi alla fine... Oh, non so se succede qualcosa a livello di memoria. Comunque, in ogni caso, cioè, è giusto che sia così, non con la moltiplicazione. Giusto. Prima l'ho detto, allocazione. Ah, ok, non l'ho letto bene io, allora, scusami, Elio. E quindi niente.
Però se vedete, quando prendi altri dati, sostanzialmente va in crash, perché quindi fino a 10, cioè va in crash, va, c'ha qualche problemino. Quindi fino a 11 non... no, fino a 11 non ci siamo. Quindi questi sono 0, 1, 2, 3. Scusate ragazzi, che a me imbroglia sempre sta cosa della posizione 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok. Quindi sostanzialmente in realtà qua sono 10 posizioni, io devo mettere minore o uguale di 9. Grande. Comunque era solo per farvi vedere che superato il numero, vabbè, questo è corretto comunque. Ovviamente potete, come abbiamo visto già prima, cioè pointer, che ne so, la posizione 5, ci mettete 5 per dirvi, cioè potete modificare star array che è tutto a 0, eh? Cioè era solo, cioè ripeto, è solo per prevedere il comportamento del codice. O no? Perché che succede? Ah, è giusto, è pointer 2. Stavo modificando un pointer che non era quello. Ma con tutti questi pointer stavo con tutti questi pointer, soprattutto col pointer del mouse, sembra un casino. Ok, eccolo qui. Comunque lo potete modificare, cioè gli potete cambiare i valori poi all'interno. L'unica cosa è sappiate che con Callock, cioè, grazie Elio, 2 euro di donazione. grazie. Che roba è? Grazie Elio, ma che è successo praticamente? Perché no, ho fatto una donazione con la super chat. Eh? Ah sì? Ah, perché abbiamo la super chat attiva. Sì, abbiamo la super chat attiva, ma l'ho attivata perché stavano tutti i flag da attivare roba varia, l'ho attivata così, ma non ci diamo mai. Grazie comunque. Elio. Grazie infinite. Tu penso che giochiamo fatto e quindi mo vedete Valerio che fa le donazioni da se stesso, tipo. Sì. A un certo punto fa, ma poi non abbiamo salutato una persona stasera, salvo imprevisto stasera stavo occupato, non è potuto venire. Stavo occupato, l'hai sentito tu, e va sì, bene, va ancora bene. Non ha reinstallato Firefox, usa Firefox. Ah, ok, vabbè, niente, salvo imprevisto non viene. Comunque ragazzi, queste sono bene o male le funzioni a disposizione. Come dico sempre, questi non sono video complementari, cioè per comunque sia completare ovviamente la visione, comprate sempre un buon libro che vi di C++, che vi può essere utile per ovviamente studiare gli argomenti. Queste sono ovviamente esperienze che vi butto lì, delle volte dimentico pure le nozioni, insomma comunque sia vi mostro intanto cosa si può fare con la programmazione di Arduino. Perché questa cosa? Per rispondere alla, diciamo, sempre alla solita lamentela che programma Arduino è limitato. Programmi Arduino è limitato se ti fermi su Digital Write, Digital Read e tutto il resto. Quello è il framework di Arduino. Poi c'è C++ che potete utilizzare per programmare al meglio. Allora ragazzi, se fate Malloc no. Avete Robux gratis, esatto, bravo. Ci sono pure i cheat volendo, cioè nel senso che potrebbe comunque no vabbè raga, la locazione massima è praticamente questa. Tra l'altro sappiate che questa, cioè praticamente la memoria dinamica viene utilizzata pure per altre cose. Quindi soprattutto non avete mai un'anteprima qui delle allocazioni effettive, quindi potete pure rischiare che andate in overflow
perché sostanzialmente, o meglio, i 9 RIP, perché sostanzialmente avete occupato tutte le memorie. Poi, lasciando, io ripeto sempre la stessa cosa, non state utilizzando, e per questo noi abbiamo basato questo corso con una scheda un po' più moderna, non state utilizzando un Arduino 1, la Nano RP2040 Connect comunque sia è abbastanza performante, però anzi, in realtà in questo caso, per quanto riguarda il discorso di utilizzare puntatori e roba varia, dipende se vi servono effettivamente, però sappiate che avete 16 megabyte a disposizione di stack, quindi cioè 16 megabyte occuparli tutti quanti sarebbe è proprio un'utopia, però sappiate che ce n'avete veramente tantissima di memoria per il programma. Poi è logico che comunque sia, se volete fare delle cose un po' più particolari e specifiche, utilizzare i puntatori ovviamente si usano, però quindi bene. Comunque comprate sempre un libro, raga. Comprate un libro, non fate che vi seguite solo sti video, perché non sono conclusivi dal punto di vista dell'argomento. C'è di meglio. Sì, oddio, sì, c'è di meglio sicuro a livello informativo, però comunque sia sappiate che è un corso d'Arduino gratuito, anzi stiamo facendo pure di più rispetto a un normale corso di Arduino. E tra l'altro ancora non siamo arrivati all'hardware, cioè stiamo facendo solo programmazione, abbiamo visto qualcosa con i pulsanti, i LED, spiegato un po' i collegamenti, come mettere una resistenza e roba varia agli inizi, però comunque in ogni caso c'è molto altro dal punto di vista hardware. Noi stiamo facendo ancora solo software e stiamo alla puntata 39. Pensa tu. Io ho un libro di Arduino dove dice dei progetti. Sì, esatto, perché in realtà poi il discorso principale sul fatto no, in realtà quello che dicevo di libro C++, cioè se trovi qualcosa in C++, anzi, in realtà qualcuno di voi in chat, tra l'altro pure Fabrizio, c'ha un buon libro che ha comprato ultimamente. Se vuoi, Fabrizio, linkalo in chat come sempre. O se no, mettilo nella chat del gruppo Bar Filo Connesso di Telegram, così almeno chi sta in chat per la prima volta sa dell'esistenza del bar e soprattutto si iscrive, così almeno può chiacchierare con noi durante il giorno. E comunque, dicevo, libro di C++. Per quanto riguarda i libri di progetti di Arduino, buoni pure quelli, però sono più sul pratico, più sul maker. Infatti ci sono progetti, roba comunque sia dove utilizzi il sensore ultrasuono, queste cose così. Un libro di C++ ti permetterebbe di iniziare a fare una programmazione Arduino più approfondita e magari crearti le tue librerie. Ci arriveremo comunque, raga, perché l'ho detto, arriveremo a parlare anche di creare una nostra libreria, e la cosa simpatica sarebbe prendere un sensore X, magari 2C, leggere il datasheet e crearci i nostri metodi per dialogare con l'I4C e farci una nostra libreria. Quindi, allora, io ho un libro di Arduino dove dice dei progetti. Ok, questa era prima. Cioè, a me è arrivato nello stesso pacchetto dove c'era la scheda. Sì, sì, di solito li vendono pure con i kit. Anzi, sei stato pure fortunato. Allora, sì, perché io non ce l'ho. No, o forse ha preso il kit originale, o perché lì c'è il libro dei progetti, o ha preso qualcosa con Google, con un manualetto insieme. Perché pure Elego li vende. Mi sembra, non vorrei sbagliare. Non ho idea, kit. Perché quel kit non lo so se te lo danno, però Invece quello che stiamo facendo stasera
Spooky, che in realtà è la cosa che facciamo sostanzialmente da qualche mese a questa parte, è insegnare la programmazione un po' più avanzatina di Arduino. Poi non siamo proprio quelli più adatti, però comunque sia ci sta. Comunque ragazzi, se avete delle domande arriviamo fino a un'ora e poi passiamo per dopo live su Discord, quindi se avete domande domandate Succhi, da, eccetera eccetera, sì allora comunque intanto vedete questo sfondo figo. Da domani si possono scaricare da un sito. In realtà domani arriva pure un'altra sorpresa con il video da domani cambia un po' tutto, e anche le nostre amicizie, perché quando ci vedranno quel video sicuramente non ci vorranno più parlare. Vedremo 4.000 disiscrizioni. Sì, esatto. Però potrebbero arrivare 80.000 iscrizioni nuove, cioè dipende da come si piglia. E comunque sappiate che domani arriva un video figo, e poi se va bene noi utilizzeremo quello che faremo mostrare per dei progetti con Arduino, quindi è sempre attinente, raga, cioè noi facciamo un po' le cose per scherzare, domani è per pubblicizzare le nostre magliette belle, loro. Poi ve ne parliamo. In realtà io adesso ho messo da parte quella a Fabrizio Vignolini, perché era rimasta solo una M e me l'ha chiesto proprio in ginocchio, e l'ho dovuto fare perché comunque sia si adopera tantissimo per sostenerci. Tra l'altro ha scritto un bel articolo su www.filoconnesso.it, andatelo a vedere. Esatto. E quindi ragazzi, purtroppo per questa prima tranche di magliette ce ne sono disponibili solo 9, purtroppo. Quindi da agosto ci saranno altre 21, perché in tutto in giro ce ne stanno 42. Non so se chi sa, chi non lo sa, però sono magliette in edizione limitata e sono numerate, c'hanno la numerazione. Quindi sono 42 e saranno solo 42. Forse in autunno faremo le felpe sempre con la stessa grafica e poi passeremo a un'altra grafica. Quindi le felpe saranno una quindicina, quindi finite quelle non ci saranno più di questo tipo qua. E ristampe non le facciamo. A meno che tra qualche anno ci starà la persona che ci dice... sarebbe figo riavere le stesse magliette, ci pensiamo, potremmo pure fare una nuova ristampa, però sappiate raga che sono in edizione limitatissima, anzi da come vedo quella busta là proprio limitatissime. e niente, quindi allora non ci sono domande da quello che vedo, però aspettiamo un altro po' che magari se le stanno preparando. Sì, con calma, faccio... un altro po' possiamo starvi. Sì. Comunque ve le faccio vedere. Dietro c'hanno la numerazione. Queste azzurre sono un po' particolari, ce le teniamo perché sono le uniche azzurre. Non credo che le faremo ad agosto. Non credo che le faremo ad agosto, quelle azzurre. Anche se avevo pensato, ma credo di no. L'azzurro fa difetto.
a Zoro fa difetto su sì. Di te, raga, io vi do una notizia, sono due giorni che ho riniziato gli allenamenti. Ti vedo frizzato. Se vuoi rifresciare la pagina, fallo. No, ti vedo un po' scatticchioso. A me mi dice la connessione sta tutto a posto. Pure no, a me. Non mi dice niente. Mi vedi ancora? Prova a riaggiornare la pagina. No. Cioè, sì. Aspettate, ragazzi, ritorna Valerio. E dicevo, quindi ok. Tra l'altro, la modalità per prendere queste magliette non si compra. Arieci. Okay? Allora, io ho sempre sulla home le live passate. Intendi per il sito? Forse intendeva per il sito. Vai su questo sito qui. Trovi gli articoli e trovi anche l'ultimo articolo di Fabrizio Vignolini, non ti puoi sbagliare. Allora, dicevo, queste magliette, tra l'altro, si prendono con una modalità un po' particolare. Non le dovete acquistare, vi basta fare una donazione di qualsiasi cifra. Noi ve le spediamo entro i 30 giorni. Almeno quello per il tempo, ovviamente. Comunque, ragazzi, fare questa mossa c'ha dei costi, eh? Non è che... indifferente, quindi va pure un po' a discrezione della persona che fa la donazione. Però sappiate, raga, pure se fate una donazione di 1,50 euro, vi prendete la maglietta uguale. Ecco, quello è il fulcro. Anche se sembra una fucilata, però sostanzialmente questo è un po' il punto. E bene. Comunque sei fluido adesso. Sono fluido. Andiamo di moda. Sì, sei fluido. E quindi ragazzi, siamo a 52 minuti. Io credo che è ora di sloggiare, perché c'è un po' di dopo live. E niente, per chi vuole c'è il server Discord. Tra l'altro raggiungete anche dal sito. Promesso che alla prossima occasione farò un video, una live su come funziona, promesso. Vabbè, non serve proprio tutta una live, facciamo pure altre cose volendo. No, vabbè, che poi tra l'altro il venerdì abbiamo la... Visto che ogni tanto la live capita che non ci stai o salta, potrebbe funzionare. Ah, okay. Sì. Ok. Vabbè, racconterai solo di come funziona Discord in... Se no del codice non capisco niente. In un'ora di live puoi far vedere qualsiasi cosa. Comunque, ragazzi, un'altra cosa. Server Discord è raggiungibile da filoconnesso.it. Nella barra sopra in alto, il menu, c'è Discord. Quindi lo cliccate e accedete direttamente al server Discord. Bene, ragazzo, vogliamo salutare e ci vediamo di là? Un pochetto ci sto. Va bene, pure io un pochetto, poi devo andare a dormire. Ragazzi, grazie per la compagnia, grazie a Elio per la donazione, grazie infinite. Eppure per l'aiuto. Non dovevi. Grazie per l'aiuto, ovviamente, pure. È stato anche bello avere informazioni. Aggiuntive e niente, ragazzi, ci vediamo domani con il video. C'è il video con alle 21:30 sempre, ma è un video, non è una live, è in Premiere. Cerchiamo di stare in chat, comunque io ci sto in chat e chiacchieriamo un po' in chat e poi venerdì c'è la live di fine settimana. Ciao ragazzi e ci vediamo a venerdì. A vederci, sì. Venerdì. Domani ci sentiamo in chat.
Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao ciao.